Sappiamo tutti, ed è conclamato ormai, che l'area di crema, e quando parlo di crema metto crema al centro e poi faccio un diametro di 10 km, all'interno di questo, di quest'area ci sono tutte le più grosse aziende di produzione conto terzi per il decorativo. Questo vuol dire che il 55% di quello che viene consumato, ma anche di più, venduto e consumato in Europa viene prodotto qua. La quota mondiale è altissima comunque, anche se oggi è più difficile esprimere un numero, però l'Italia resta paese dove in questa zona vengono prodotti cosmetici di altissimo livello, di grande sicurezza e di grande qualità. Questo ci ha portato a essere uno dei fiori all'occhiello del Made in Italy nel mondo. Se ne parla poco, si parla sempre di food, si parla sempre di fashion, si parla poco di cosmesi. La cosmesi rappresenta uno di quei comparti che riporta sul bilancio dei pagamenti 2 miliardi e 700 milioni e ne fattura globalmente 11 miliardi e 400, che ci fa dire di essere un comparto sano, in crescita e che può dare al nostro paese davvero un valore aggiunto. Per dare maggiore valore aggiunto anche alla nostra zona, io credo che dobbiamo parlare di formazione. Questo lo stiamo facendo come Cosmetica Italia e insieme alle istituzioni. Partirà a ottobre un ITS, una scuola di alta specializzazione, dove i giovani che usciranno da lì parleranno il linguaggio cosmetico, conosceranno alcune fasi, voglio dire, delle nostre produzioni, un po' in senso generale, ma saranno pronti a entrare in un'azienda con un bagaglio culturale che difficilmente si riesce a ottenere da altre parti. E questo è fondamentale. L'idea del museo è un'idea un po' vecchia, che è stata portata più volte, ma forse poco ascoltata. Io però ritengo che il museo deve essere un luogo vivo, un luogo che vive al di là di quello che esprime, e perché no non aggiungere un altro fattore che è stato per Crema fondamentale, quello della macchina da scrivere. Noi questo ce lo siamo trovato quando abbiamo comprato il caprano dell'Olivetti e stiamo facendone anche noi, attraverso fotografie, un percorso da dove è partita l'Olivetti di Crema con le macchine da scrivere fino alla cosmesi. È una riconversione? No, è stata un'opportunità, ma un'opportunità che ci ha permesso di ridare alla nostra città il più grosso stabilimento che c'è in zona, perché sono 30.000 metri quadri, che stava cadendo un po' su se stesso. Per questa corsa verso la sostenibilità noi partiamo un po' prima, perché non abbiamo costruito e non abbiamo cementificato nulla. Da lì in poi ci sono grandi discorsi in essere che il settore cosmetico sta prendendo molto in considerazione con grande serietà.